Era il marzo del 2020 quando l'editore Planet Manga, tramite i suoi social, ci ha reso partecipi del fatto che era in lavorazione una nuova edizione di Akira, il capolavoro di Katsuhiro Otomo che finalmente sarebbe uscito nel nostro paese con un'edizione di lusso, di pregio, in grande formato, come già erano state pubblicate, ma per la prima volta finalmente con il senso di lettura all'orientale. A distanza di un anno, dopo vari rimandi dovuti all'emergenza sanitaria, ma anche a specifiche richieste dell'editore giapponese che voleva che questa edizione fosse fatta come volevano loro, finalmente nel marzo del 2021 abbiamo il primo volume della nuova edizione di Akira. Il video di oggi sarà un po' diverso da quelli che solitamente porto sul canale, infatti non voglio minimamente parlare della storia, bene o male tutti quanti la sappiamo, il film lo abbiamo visto tutti e sappiamo che questo manga è un vero e proprio capolavoro, uno tra i più importanti probabilmente pubblicati nella storia del manga. Infatti il video di oggi verterà solamente sul mostrarvi l'edizione, visto che ci sono alcune scelte che hanno particolarmente fatto discutere, ma voglio anche mostrarvi per quale motivo questo, nonostante il prezzo, sia l'unico modo, secondo me, possibile per leggere questo capolavoro, come si confà. Akira nel corso degli anni in Europa e in America è stato pubblicato più volte, in particolare qua in Italia abbiamo avuto diverse edizioni. Arrivò per la prima volta negli anni 90 in un'edizione completa in 13 volumi ad opera di Glénart, editore francese che pubblicava anche qua in Italia. Quell'edizione è divenuta famosa in quanto era colorata. Quella scelta fu fatta a monte in quanto l'editore giapponese voleva che quel manga potesse somigliare il più possibile a quelli che gli occidentali, in particolare gli americani, erano già abituati a leggere. In particolar modo il fumetto di massa, il fumetto supereroistico americano, presentava la colorazione. Ma oltre ai colori, l'edizione presentava davvero tantissimi adattamenti che erano fatti proprio per favorire la fruizione al pubblico occidentale, oltre al senso di lettura ribaltato, che comunque negli anni in cui uscì la prima edizione era ancora prassi, tutto quanto all'interno veniva riadattato, come ad esempio le onomatopee che venivano sempre rese all'occidentale e tradotte. Anche quello è una cosa che si faceva molto spesso, ma essere diversi erano anche i balloon che nelle tavole venivano totalmente stravolti, in quanto i giapponesi, scrivendo dall'alto verso il basso, hanno dei balloon che solitamente sono lunghi e stretti rispetto a quelli occidentali che invece solitamente si sviluppano in larghezza piuttosto che in altezza. Proprio per questo l'Akira che noi occidentali abbiamo letto in quegli anni aveva ben poco dell'originale che leggevano i giapponesi. Successivamente per l'editore Planet Manga esce questa edizione in 6 volumi, l'Akira Collection, che probabilmente è quella che in molti di voi avrete più spesso visto e magari qualcuno di voi l'ha anche acquistata e che ora prova a vendere su eBay a prezzi intorno ai 150 euro. Quell'edizione non era colorata, ma comunque presentava tutto quanto l'adattamento e il riadattamento grafico che aveva anche la precedente. Ovviamente vengono rivisti un po' i dialoghi, ma comunque anche là eravamo lontani dall'idea del vero Akira, come Otomo l'aveva concepito. Comunque, essendo in bianco e nero, già somigliava un po' di più a un manga, visto che quello a colori è stato ricolorato anche proprio per somigliare a come venivano colorati i comic book, e quindi veramente sembrava un fumetto occidentale in tutto e per tutto. Questo lunghissimo preambolo per dirvi che finalmente questa edizione invece si rifà totalmente a quella che è uscita in Giappone qualche anno fa per il 35esimo anniversario del capolavoro del maestro, e che adesso in tutto quanto il mondo è stato ripubblicato in un'edizione praticamente identica a quella giapponese. E proprio da questo deriva il lunghissimo slittamento che l'opera ha ricevuto. Infatti l'editore giapponese voleva il controllo totale su quella che sarebbe stata l'edizione, tutto quanto doveva essere perfetto e come lo volevano loro prima che questa potesse effettivamente essere data alle stampe e distribuita. Questa edizione in grande formato, in tutto e per tutto uguale a quello giapponese, presenta una sovraccoperta. Sovraccoperta in cui le bandelle hanno queste scritte che sono anch'esse non tradotte, infatti da una parte le troviamo in credo giapponese, mentre dall'altra parte troviamo una sinossi scritta in inglese. Scelta più estetica che effettivamente informativa. Anche la prima di copertina e di retro sono in tutto e per tutto uguali a quelle giapponesi. L'unica cosa che cambia è ovviamente il nome dell'editore,
pagare il fatto che in quella giapponese ci fosse riportato sotto il prezzo, cosa che invece qua non è stata inserita, e per mettere l'altra riga hanno riportato Panini Comics così totalmente a caso sotto la scritta Planet Manga. Anche l'illustrazione a colori che troviamo sotto la sovraccopertina è in tutto e per tutto uguale a quella dell'edizione giapponese, che poi è stata rifatta anche per l'America, così come anche la prima pagina che troviamo con queste vignette tutte quante colorate riprese direttamente dal primo volume, totalmente prive di dialoghi, con solamente questa grossa onomatopea che comunque anch'essa non è tradotta, così come anche un balloon che troviamo che è scritto in giapponese, anche questa scelta più estetica che altro, e la troviamo totalmente identica anche a conclusione del volume. La cosa che ha fatto molto discutere è quella che la prima pagina sia effettivamente incollata alla copertina, cosa che in Giappone a volte si fa, e chiaramente anche questa è stata una cosa voluta dall'editore. In moltissimi lettori non l'hanno capita e ho anche visto moltissime lamentele, fino a che non arriviamo al genio più totale di qualcuno che pensava fosse un errore e ha anche provato a staccarla. Ecco, non lo fate, è pensata per essere così. Altra scelta particolare di questa edizione è l'utilizzo delle spugnature. Per chi segue Banana Fish ha già presente che cosa siano le spugnature, una tecnica che consiste nel colorare il bordo delle pagine. Infatti se noi guardiamo il volume le pagine sono totalmente gialle, mentre invece la carta utilizzata è comunque sia bianca, cosa che invece non accade nell'edizione giapponese, in cui le pagine sono molto gialle. Ora non so effettivamente se questo giallo sia dovuto al fatto che quell'edizione è stampata su carta riciclata, e non ho avuto modo di vedere aperti gli altri volumi che comunque presentano dei colori e che presenteranno nell'edizione Planet Manga delle spugnature dei diversi colori che vanno a richiamare anche la sovraccoperta dell'albo, così come accadeva anche nei vecchi volumi della collection, magari senza quello colorato sbagliato, e quindi non ho potuto vedere aperto il secondo volume, e di conseguenza non so se lì la carta era effettivamente di questo bluastro. In caso fosse in quel modo, mi trovo molto d'accordo con l'edizione di Planet Manga, perché comunque il volume visto da fuori è perfettamente identico a quello giapponese, ma comunque non si va minimamente ad inficiare la lettura con una carta che comunque sia è bianca e non gialla. All'inizio troviamo delle pagine a colori su carta patinata che sembrano molto molto trasparenti, e diciamo che la grammatura non è propriamente ottima, però niente da dire per la colorazione. Il fatto che comunque sia su carta patinata garantisce un'ottima resa cromatica. Andando dentro in quella che è l'edizione vera e propria, troviamo, a parte i numeri sotto delle pagine, possiamo vedere anche che effettivamente i balloon qua assomigliano a quelli di un manga. Infatti voglio farvi vedere in particolare queste pagine del primissimo capitolo, che confrontate con le vecchie edizioni potete vedere quanto effettivamente siano state manipolate, proprio per quell'idea di renderle più fruibili al pubblico occidentale. In particolare vediamo come i balloon siano stati totalmente rivisti e rifatti, e anche come il fatto di tradurre le onomatopee fatte in questo modo molto posticcio, che in un manga del genere dove il disegno diventa veramente un'arte immensa, e anche quelle onomatopee sono pensate per far parte del disegno, vederle rifatte in questo modo così raffazzonato fa veramente male. In particolare guardate in questa scena dove le moto sfrecciano con questa onomatopea gigante che va a raffigurare il suono che questi veicoli futuristici producono, e vediamo proprio come sia totalmente immersa nella vignetta, come sia molto preponderante, mentre invece nelle edizioni precedenti l'adattamento lascia un po' a desiderare. Cosa che l'editore Planet Manga ha fatto, come solitamente fa sempre nei suoi manga, è quello di comunque mettere all'interno della tavola la traduzione dell'onomatopea, una traduzione di una vignetta che sicuramente non è per nulla invasiva come poteva essere la traduzione delle edizioni precedenti. Anche il ribaltamento comunque è una cosa che non penso devo starvi a dire io quanto effettivamente possa andare a inficiare la lettura. Comunque l'autore concepisce la gabbia per essere fatta in un determinato modo, e a volte quando si va a ribaltare si possono creare effettivamente dei veri e propri problemi. Qua comunque tutte quante le onomatopee essendo tradotte magari in questa edizione i problemi sarebbero un po' meno, però ecco, in particolare in questo manga dove i personaggi spessissimo sparano e hanno in mano delle pistole, fa un po' strano vedere che nel mondo di Akira tutti quanti siano mancini. Per cui questa edizione vale i 22 euro? Secondo me sì.
Si vede che i controlli sulla qualità da parte dell'editore giapponese sono stati veramente molto rigidi e qui si è cercato veramente di fare il meglio possibile in un'edizione che per gli standard della Panini secondo me sono anche abbastanza bassi. Basti guardare edizioni come quelle di Banana Fish che al prezzo di 18 euro ha una qualità che questa per 4 euro di più è veramente molto superiore, senza considerare inoltre che i volumi di Akira non presentano tutti quanti lo stesso numero di pagine, tipo il numero 6 è molto più grande rispetto a questo. Speriamo per cui che l'editore non decida di alzare i prezzi, ma per ora non è stato comunicato nulla. C'è un po' il rammarico con il fatto che questa non sia un'edizione cartonata, comunque sia non lo è neanche quella giapponese, però effettivamente editori molto più piccoli come Kogonino Press, per autori sicuramente molto più di nicchia rispetto a Otomo, in particolare Akira, con lo stesso prezzo ci presentano delle edizioni cartonate con altrettante pagine a colori e una carta sicuramente migliore di questa, che comunque ecco è abbastanza buona, non ci possiamo lamentare, ma non è la carta migliore che abbia mai visto utilizzata in un fumetto. Per cui con questo video ho concluso, spero di avervi fatto capire per quale motivo questo qua secondo me è il miglior modo per recuperare Akira, nonostante il prezzo valga effettivamente una pena fare un sacrificio rispetto magari l'acquisto che qualcuno poteva pensare delle edizioni vecchie, in particolare della collection, che è quella che rimane ancora più dignitosa, ma che comunque per tutti quanti i motivi che vi ho elencato non va a rappresentare quello che veramente era Akira nell'idea del suo autore, ma quello che l'autore voleva fosse l'Akira che tutti quanti in Occidente avrebbero potuto comprendere al meglio. Ora sicuramente noi anche come lettori siamo maturati e possiamo tranquillamente leggere un'edizione che sia in tutto e per tutto fedele a quella giapponese. Qua sotto in descrizione vi lascio il link affiliato ad Amazon in cui potete comprare questo Akira, se nel mentre che giro questo video non sia andato magicamente esaurito, con Panini tutto può accadere. Acquistando tramite quel link potrete anche sostenere il canale, dal momento che a voi non cambia assolutamente niente, ma dal vostro acquisto io prendo una piccola percentuale. Qua sotto in descrizione trovate anche altri link utili, come quelli per seguirmi sui miei social, in particolare quelli dove sono più attivo, Telegram, dove vi aggiorno periodicamente con news, articoli in sconto che trovo in giro per internet, nonché aggiornamenti sul canale e sui nuovi video. C'è poi anche la pagina Instagram, che è molto utile per avere un contatto più diretto, e anche là vi aggiorno a volte con dei brevi video riguardo quelle che sono state le mie ultime letture, posto qualche foto brutta con un orribile filtro viola delle ultime cose che leggo, quelle che acquisto. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto. Io con questo video davvero ho concluso, quindi ciao a tutti e ci vediamo con un prossimo.